sono arrivati così e non avete idea degli interessi che ci stanno dietro un accordo del genere. Questo è stato trasformato poi il 19 novembre 2009 in cosiddetto legge Ronchi, che praticamente privatizza i rubinetti d'Italia. Non date fiducia al Parlamento su questa storia, neanche una discussione, capite l'assurdità di tutto. Noi a questo punto abbiamo detto: cos'è che possiamo fare? Ma eravamo talmente distrutti, sono 4 anni che lavoriamo sull'acqua. No, abbiamo tentato varie iniziative, questa era proprio la sconfitta, non ci rimaneva che il referendum, però ci siamo detti, bravi, sono 20 anni che non vinciamo un referendum in questo paese. Se noi rischiamo un referendum sull'acqua e lo perdiamo, che sapete che mazzata è a tutta la cittadinanza attiva, chi si impegna, proprio vuol dire ammazzare la gente, ammazzare tutto. Non volevamo andare a perdere. Lo dico alla verità, molti costituzionalisti, Rodotà per esempio, anche lui contrario, poi ci abbiamo pensato e anche Rodotà ha detto no, non c'è altra via se non il referendum. E siamo arrivati davvero a, siamo partiti chiedendo le firme. Notate con quelle 3 domande su cui ritornerò adesso. Cos'è che chiediamo? Se mi permettete solo un attimo perché si può anche lasciare stare. Notate, una cosa semplicissima, noi con la chiedendo le firme abbiamo fatto 3 domande. La prima domanda è contro la 23 bis, la seconda è contro la 150 del disegno del codice dell'ambiente, la prima Berlusconi, seconda pro governo di centro-sinistra e terza 152 codice dell'ambiente centro-sinistra, quindi proprio tutto l'arco costituzionale su cui abbiamo le 3 domande. Abbiamo fatto 3 domande incredibili. L'ho detto all'inizio, il mercato ha stravinto, l'unica legge che riconosciamo è il profitto. E noi con questa operazione, con questo referendum, sapete cosa stiamo chiedendo? Prima domanda referendaria, che l'acqua è un bene di non rilevanza economica. Seconda questione, vogliamo che l'acqua venga tolta dal mercato. Terza domanda referendaria, che il profitto venga tolto dall'acqua. Vi siete accorti che c'è un profitto sull'acqua già oggi? E questo è per il governo di centro-sinistra? Vi ho detto prima del CIP6, più 7% che va. La stessa identica cosa è avvenuta per chi investe sull'acqua. I cittadini regalano a chi investe più 7% della proprietà. Ma come si fa? Ma capite perché vogliono investire poi? Ed ecco la terza domanda, togliere il profitto dall'acqua. Notate che è stato, io ringrazio anche voi che ha firmato, perché guardate, in 2 mesi, ascoltate bene, senza soldi, tutto autogestito, senza i partiti, o al governo o all'opposizione, senza la grande stampa, la gente ci ha regalato 1.400.000. Base di questa società italiana c'è tanta gente che sta riflettendo e reagendo. Non credo che davvero tutto è finito. Questo è stato per noi davvero un segno bellissimo. Notate però che dobbiamo portare la primavera, se ce lo lasciano fare, cioè potrebbe essere che ci sia l'elezione anticipata, perché quasi certamente si terrà nel 2012, se già, ma altrimenti noi ci prepariamo nel 2011. Dobbiamo portare 25 milioni di persone alla, come si chiama, a votare, quindi non è quindi non è vanno, quindi per favore siamo la due cose ho finito sull'acqua, poi chiudiamo e lasciamo davvero. Prima cosa, cos'è che chiediamo? Noi chiediamo che l'acqua venga dichiarata un diritto fondamentale umano. Secondo, chiediamo che venga gestita dai comuni, dalle comunità locali. Guardate, entrate pure nei vostri comuni. Potete andare con il mio permesso, con ostruzione, scriveteci su. Cosa resta di comune in questo comune? Guardate, stanno esternalizzando. L'importanza delle comunità locali,
controllino queste cose. Terza, con tutte le lacrime deve essere gestita con totale capitale pubblico. Anche qui vedevo adesso l'esperienza di Parigi, interessantissima, che è ritornato il pubblico. Non è soltanto il vecchio pubblico, è che la società civile deve entrare dentro, essere presente nei meccanismi, controllare, deve nascere il nuovo, non è Roma vecchia finita, non pensate alle vecchie Roma, no, è il nuovo che deve nascere. Quanto l'acqua deve essere gestita al minor costo possibile per l'utente. Quinto, importantissimo, non deve essere una SPA. Se è SPA come era, società per azioni, sapete che quello permette al capitale di entrare e di guadagnare. Quindi deve essere un ente di diritto pubblico, azienda speciale o ente di diritto pubblico. Deve essere gestito dal totalmente pubblico. Questa è la nostra posizione, senza tante che hanno dovuto lottare in questi anni per arrivare a questa precisione. Cos'è che chiedo a tutti voi a livello personale? Chiediamo informarsi. Se volete informarvi entrate in www.acquabenecomune.org, troverete parte di informazioni. Ci sono miriadi di libri che trovate sull'acqua, DVD bellissimi, prendeteli per gli studenti, nelle scuole, per esempio Per amore dell'acqua, Flow, bellissimo, della Feltrinelli, un DVD fatto veramente bene. Avete di tutto oggi. È importante informarsi per informare, è fondamentale questo. E quindi importanza di questo. Secondo, a livello personale chiediamo che impariamo una sobrietà sull'acqua. L'ONU dice che con 50 litri un cittadino normale può vivere, mangiare, bere, lavarsi, eccetera, in una giornata. Noi italiani ne buttiamo via 250 al giorno, gli americani 400 litri a testa al giorno. Noi siamo al secondo posto della lista. Quindi c'è uno scioglio di acqua incredibile. Dobbiamo ritornare a salare l'acqua, a rispettarla a tutti i livelli, insegnare ai bambini. È fondamentale tutto questo. Terza cosa che noi, a livello, questo a livello personale, a livello invece comunale, sociale, noi chiediamo delle cose che riteniamo molto importanti. Chiediamo a tutti voi, se venite qui, vabbè, da questo comune, ma so che ci sono gente che venga da comuni diversi, chiediamo a tutti i comuni che e dovete chiedere a questi consigli comunali, che convocano un consiglio comunale monotematico sull'acqua, invitando i cittadini a questo incontro. Secondo, chiediamo, e questo è importante, che il consiglio comunale, a maggioranza, voti che l'acqua è un bene di non rilevanza economica. Terzo, che il Consiglio Comunale deve cambiare lo statuto del comune per includere questo. Guardate che se migliaia di comuni facessero questo, anche questa è un'altra forma di referendaria molto forte che potrebbe darci davvero molta, molta forza. Quindi cerchiamo davvero e chiediamo a tutti, so che c'è un comitato che qui lavora, di mettersi insieme tutti in tutti i paesi, rappresentanti, perché davvero si tratta di lavorare adesso in questo prossimo anno seriamente. Infine, perdonatemi, ma davvero io penso che una delle cose fondamentali è davvero questo dire di no finalmente a questa acqua minerale, davvero è, io penso che ci sono delle persone che ne hanno di bisogno, ma allora prendete il vetro a rendere, ma l'eliminazione delle bottiglie di plastica. Ma soprattutto incominciare a livello personale a dire no, ma chiedere anche ai comuni che nelle scuole, in tutti gli uffici pubblici, si servano la droga con l'acqua del rubinetto, come ha fatto Venezia, ha già fatto parecchi comuni. Si può fare, dobbiamo farlo, sono salti di qualità che dobbiamo fare tutti se vogliamo salvarci. Guardate che sull'acqua ci giochiamo tutto. Se perdiamo l'acqua è finito. Sull'acqua la gente c'è ed è una percezione molto forte che è importante questo problema. Notate che stiamo mettendo in crisi un po' tutti, anche i partiti trasversalmente, e quindi capite quanto è importante questo problema. Dobbiamo assolutamente vincere, diamoci da fare davvero perché vinca la vita, perché io credo sinceramente il Dio in cui credo è un Dio appassionato di vita. Ci ha impiegato 4 miliardi e 600 milioni di anni per darci questo bellissimo pianeta.
Noi tutti dovremmo diventare appassionati, davvero impegnati perché la vita è ricca. Diamoci tutti da fare perché la vita è ricca.